A tutti, sono già stata presentata e molti sono gli spunti interessanti che sono venuti dagli interventi che mi hanno preceduto e mi trovano d'accordo soprattutto nella parte in cui purtroppo dobbiamo prendere atto che non abbiamo coordinato la comunicazione in maniera adeguata in questo periodo di programmazione, ma saremo costretti a farlo per il prossimo. Perché appunto i nuovi regolamenti prevedono degli strumenti estremamente stringenti per quello che riguarda la comunicazione al cittadino. Tra l'altro sapete che il 2013 è l'anno della cittadinanza europea, quindi sono molte le iniziative che si rivolgono direttamente al cittadino. La stessa Commissione europea ha deciso di rinnovare un'indagine di Eurobarometro, che è ormai diventata una consuetudine, su alcuni aspetti salienti della comunicazione. Vi voglio, prima di introdurre il tema dei fondi strutture, diciamo, della comunicazione, dei nuovi regolamenti, vorrei aprire un po' in maniera provocatoria riportandovi appunto gli esiti di un'indagine di Eurobarometro, dalla quale risulta che solamente il 51% dei cittadini italiani si sente cittadino europeo, laddove la media europea è del 63%, con punte dell'87% per quello che riguarda il Lussemburgo, del 78% Finlandia, 74% Francia e Germania, paesi che per grandezza e numerosità della popolazione possono essere assimilati al nostro. Quindi c'è molto molto da fare. Non so se avrò tempo di mostrarvi le slide che riguardano un'indagine che abbiamo condotto affidato alla Doxa sul grado di conoscenza delle politiche di coesione dei fondi strutturali, però vi anticipo alcune cose, non avessi tempo poi alla fine. Risulta che la conoscenza dei fondi strutturali, dei fondi europei genericamente parlando, è nell'80% della popolazione italiana, quindi da questo punto di vista abbiamo lavorato abbastanza bene. Però abbiamo una caduta incredibile quando si parla di politiche di coesione e secondo me qui sta lo snodo importante. Solamente il 45% delle persone a livello nazionale conosce le politiche di coesione, manca quindi il frame, manca il contorno. Ecco perché poi ci sono tante slabbrature. La gente non partecipa, non condivide, laddove le politiche non sono spiegate ma vengono solamente offerti strumenti, li si usa in maniera rapace sul territorio senza capire poi il perché e non porta alla formazione appunto della cittadinanza europea, che invece è fondamentale. Solo ecco questi brevissimi dati. Beh, per quello che riguarda invece la conoscenza dei fondi strutturali, andiamo un pochino meglio, siamo intorno al 53-54%, così come conoscenza di interventi diretti sul territorio. Quindi vedete il grande gap dell'80%, tra 80% e poco più della metà. Su questo bisogna lavorare molto, anche perché i nuovi regolamenti prevedono, vi do un anticipo su quello che andrò a dire dopo, prevedono che il piano di comunicazione verrà sostituito da una strategia settennale. La Commissione aveva infatti notato che i piani di comunicazione non erano altro che un lungo elenco di azioni che si intendeva fare, tra l'altro con una proiezione di 7 anni, e dovevano essere continuamente rivisti. Allora si è preferito invece far sì che si adotti un documento di strategia strategico che copra più o meno i 7 anni, accompagnato da dei piani annuali. La cosa importante è che il piano di comunicazione, non esistendo più, non deve essere chiaramente più approvato dalla Commissione, mentre la strategia verrà approvata in seno ai vari comitati di sorveglianza e in seno alla prima riunione, quindi è un documento interno al comitato di sorveglianza, così come i piani di azione che verranno approvati di anno in anno, quindi con la possibilità, con la massima flessibilità. Un'altra cosa importante, poi, l'articolo 109 dei nuovi regolamenti prevedono che si possano utilizzare risorse dell'assistenza tecnica di un fondo per fare azioni di un altro fondo, e questo
apri la strada importantissima alle campagne congiunte tra fondi, perché i nuovi regolamenti vanno proprio nel senso della integrazione massima, quindi tra fondi e tra soggetti che operano. È stata aumentata la responsabilità dei soggetti, quindi delle autorità di gestione, dei responsabili della comunicazione, ma comunque andiamo con ordine. Adesso riprendo il discorso dall'inizio. Queste politiche di coesione, che come abbiamo visto sono assai poco conosciute, e mettono in campo 336 miliardi che verranno distribuiti in 172 regioni d'Europa per raggiungere i 7 obiettivi della strategia 2020. I tecnici più o meno sanno di cosa stiamo parlando. Comunque sono tutti obiettivi molto importanti, come ad esempio l'abbattimento del numero dei poveri, le emissioni di CO2, tutte cose che riguardano direttamente il cittadino. E noi abbiamo l'obbligo di informare preventivamente, diciamo, sulle opportunità di finanziamento e potenziali beneficiari, mentre sui risultati che poi otterremo i cittadini tutti. Questi, diciamo, una cosa importante che è accaduta questa volta è che le regole che regoleranno appunto la comunicazione e l'informazione sono contenute nel regolamento generale, quindi c'è stata una integrazione, un'assunzione al massimo grado normativo, proprio per dare enfasi a questo argomento. E in particolare sono gli articoli che vanno dal 105 al 107, che guardano informazione e comunicazione, con un importante allegato, che è l'allegato numero 6. Questi regolamenti si prevede che verranno approvati tra settembre e ottobre, e pongono moltissimo l'accento sulla trasparenza e la accessibilità. Allora, vediamo quali sono i punti di rottura rispetto al passato. Innanzitutto, come abbiamo detto prima, la semplificazione. Non c'è più il piano di comunicazione, c'è la strategia settennale con i piani annuali e tutto rimane all'interno del comitato di sorveglianza. Non c'è più nemmeno l'obbligo, tranne che per l'annualità 2017-2019, di mettere le misure di informazione all'interno del RAE, del rapporto annuale. Basterà una semplice relazione da presentare appunto annualmente al comitato di sorveglianza. Della maggiore enfasi abbiamo parlato e anche della maggiore flessibilità, ma come abbiamo detto l'accento cade soprattutto sulla trasparenza. E quali sono le azioni messe in campo per aumentarla, questa trasparenza? Innanzitutto il portale web unico, sito o portale web unico per tutti i programmi, per tutti gli stati membri, che rappresenta, come dire, rappresenterà un grandissimo risultato, soprattutto per il cittadino, anche perché i dati dovranno essere open, cioè formato XML o CSV, quindi riutilizzabili da tutti, e dovranno essere aggiornati almeno ogni 3 anni. Il punto di partenza adesso è di documenti in formato Acrobat, che quando va bene sono più o meno aggiornati ogni 6 mesi, qualche volta anche anno. Quindi il livello di interazione praticamente zero. Il collega che poi mi succederà del dipartimento vi mostrerà poi le meraviglie di Open Coesione, diciamo, questo che in nuce probabilmente sarà quel sito, quel portale unico che i regolamenti ci richiedono. Che cosa cambia? Cambia anche il fatto che le istituzioni europee vogliono un responsabile unico della comunicazione per ciascun paese. Da un aggiornamento, da un chiarimento che è arrivato dagli uffici legali, si pensa che questo responsabile unico potrebbe essere anche per fondo e non solamente uno per tutti i fondi. In effetti ci sarebbe stato qualche problema ad individuare una persona che potesse rappresentare tutti i fondi a livello di tutti gli stati membri. Che cosa rimane della vecchia programmazione? Diciamo le cose più semplici e concrete, tipo l'esposizione della bandiera, l'evento annuale, l'evento di lancio, e tutta quella che è la regolamentazione dell'apposizione della cartellonistica e delle targhe, diciamo, permanenti.
Un altro aspetto importante è quello del maggior coinvolgimento di altri attori che al momento lavoravano in maniera scoordinata, prima fra tutti le antenne della Commissione Europea, quindi Europe Direct, Eures, diciamo tutta la serie, e anche un accento forte viene posto sulle istituzioni della ricerca e dell'educazione, perché sono considerati di primaria importanza per la diffusione dei messaggi. Allora, abbiamo detto strategia, non sarà sicuramente facile cominciare a ragionare in termini di strategia, ma che cosa deve essere compreso all'interno di questa strategia? Beh, innanzitutto, a parte il budget, a questo proposito un piccolo inciso, vi volevo dire che l'Italia, col 4% destinato in media nazionale alla comunicazione, si situa nella parte alta della classifica delle spese per questo tipo di attività, laddove la media europea è più bassa. Ci sono paesi che spendono a meno dell'1%, quindi tutta questa potenza di fuoco dovrebbe anche darci dei buoni risultati. Allora, abbiamo visto che insomma, questa strategia deve comprendere il budget, le risorse umane comprese, perché su questo c'è stata sempre molta nebulosità, diciamo, e anche un accento forte ci arriva dalla Commissione sul fatto che delle reti, ad esempio, si dovrebbero occupare permanentemente sempre le stesse persone, non dico in maniera esclusiva, ma quasi. I paesi che hanno delle reti più forti utilizzano questo schema. Poi dove trovare le informazioni, indicazioni di dove trovare le informazioni per il cittadino e soprattutto la descrizione dell'approccio e delle principali azioni che si pensa di porre in essere. Una brevissima accenno alle reti, diventano sempre più importanti sia quelle a livello comunitario che a livello nazionale. A livello comunitario sapete che abbiamo Inform per il FESR e INIO per l'FSE. Per la prima volta a Parigi nel dicembre scorso si sono riunite in maniera congiunta INIO ed Inform. Queste reti partono da molto lontano. E infatti la prima rete informale si chiamava a livello europeo, si chiamava Sfit ed era sorta addirittura nel 2002, mentre a livello nazionale, come ricordate nella precedente programmazione, avevamo i famosi 13 gruppi che lavoravano su argomenti specifici, e ce n'era uno appunto che lavorava sull'informazione e la pubblicità. E, come sempre, quando le cose non sono solo in posizione ma rispondono a qualcosa di concreto, l'esperienza di quel gruppo l'abbiamo voluta, come dire, ripetere formando delle reti nazionali che funzionano sia per il FESR che per l'FSE, e ci scambiamo la presenza reciproca nelle riunioni, almeno a livello di responsabile nazionale. Cosa altro vi posso dire? Le azioni per il 2013 che sono uscite fuori dalla riunione di Parigi riguardano appunto, nell'ottica dell'anno della cittadinanza, soprattutto il coinvolgimento diretto del cittadino e di coloro che hanno potuto usufruire di fondi per realizzare dei progetti. Quindi una conoscenza, si va verso una conoscenza più diretta. E come ho detto, Gigi Reggio ha intenzione di ripetere, di aggiornare l'indagine di Eurobarometro, e ci sarà, questo lo voglio dire a tutti, una grande conferenza congiunta con tutti i comunicatori nel dicembre di quest'anno a Parigi, il 9 e 10 dicembre, per fare il punto della situazione a partire dal 2007 e soprattutto per presentare buone pratiche. Allora, vi voglio dare solo un ultimo spunto sulla valutazione, che è un altro argomento importantissimo ed emergente. Fino ad ora non si è saputo bene come, no? Non erano tanto delle valutazioni di impatto, erano più o meno valutazioni, diciamo, di che cosa si era realizzato in maniera concreta. Diciamo che abbiamo assunto come motto: se non puoi misurarla, non la puoi gestire. E poi che la conoscenza, noi ci limitiamo sempre alla conoscenza di primo livello, che è quello appunto far conoscere, ma abbiamo capito che dobbiamo andare avanti e arrivare al far comprendere, al far aderire e infine a cambiare l'atteggiamento delle persone. Solo qui, a questo livello, avremo raggiunto poi dei risultati.